E siamo con Cecilia. Io so che tu suoni uno strumento particolare e purtroppo sta anche scomparendo, dobbiamo dirlo. Ma allora, io suono l'arpa, in realtà scompare dai mezzi di comunicazione, ma prolifera in altri luoghi, quindi c'è una lieve rinascita in questo senso. Tu hai suonato ieri sul palco di Sanremo, che emozioni hai provato? Molte, ho suonato accompagnando Max Gazzè nella sua bellissima canzone che si chiama La leggenda di Cristal de Pizzomunno. È stato estremamente emozionante, io faccio la cantautrice nella vita, quindi me la canto, me la suono e non avevo mai avuto nessun contatto con come dire, un evento di queste dimensioni, ma anche con la TV, quindi proprio il fatto di essere in diretta lì è stato abbastanza emozionante. Ho saputo 40 minuti di tremore, proprio incredibile, però è stato molto bello. E devo dire che siete andati benissimo tutti e due. Ma sì, come dire, io sono nella posizione privilegiata di accompagnare, quindi non ho l'ansia della gara, ma ho l'ansia di non rovinare il lavoro altrui, e lui è stato bravissimo. E com'è andata poi con l'orchestra che c'era là? Siete riusciti nelle prove? Ma sì, assolutamente, l'orchestrazione di questo pezzo fatta da Clemente Ferrari è incredibilmente efficace, quindi è stato in realtà facile e immediato il mix ed è stato molto bello. Perfetto, noi quando ti sentiamo ancora sul palco? Allora, io suonerò giovedì e sabato e quindi ancora due volte, ho ancora due possibilità di cadere sul palco, no, inciampare, quindi posso ancora fare dei danni per due volte e sarà, come dire, quindi fino a sabato stiamo qui. Perfetto, quindi è più preoccupata di cadere dal palco che di sbagliare una nota, questo vuol dire tanto. Ma sì, perché fino all'arpa so che e devo arrivare, una volta seduta è più difficile, cioè, no, una volta seduta sono tranquilla, arrivare proprio solo dalla porta al palco, all'arpa è più preoccupante. Il percorso è preoccupante. Accidentato. Grazie mille, ti ringraziamo e non vediamo l'ora di sentirti. Grazie a voi, ciao, grazie.